Gentili telespettatori, benvenuti con il nostro telegiornale regionale. In apertura parliamo di una tragica notizia e per farlo ci spostiamo in Valresia. Un uomo era andato a tagliare la legna nel bosco, nella vicinanza della propria abitazione, ma è stato trovato morto dopo essere stato travolto da un grosso tronco. Tragica morte nella tarda serata di ieri di un pensionato di Cassacco di 70 anni, Simeone Siega. L'uomo aveva raggiunto in mattinata la piccola località di Ucea, in Valresia, vicino al confine con la Slovenia, per mettere in ordine la sua abitazione e per tagliare un po' di legna. Non vedendolo rientrare per cena, i familiari hanno dato l'allarme, temendo potesse essergli accaduto qualcosa di brutto. Le squadre di soccorso sono subito scese in campo. La sua automobile è stata trovata posteggiata nel borgo e poi i militari del SAFC di Tolmezzo, insieme ai volontari del XANS di Gemona del Friuli, lo hanno trovato quando era già buio. Il 70enne era però purtroppo ormai senza vita, ferito mortalmente dopo essere stato travolto da un tronco d'albero. Nella notte, ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata rimossa, non senza difficoltà. La comunità locale di Ucea solleva nuovamente il problema dell'assenza di copertura di rete per la telefonia mobile e dei telefoni fissi, quasi sempre muti, condizione che non permette poi di dare l'allarme in modo tempestivo in caso di emergenze sanitarie. Ci spostiamo ora a Fiume Veneto e parliamo di una notizia di cronaca. A un anno dall'omicidio del figlio 47enne Federico, il Tribunale di Pordenone ha condannato a 8 anni di reclusione il padre Franco Dri. Il 75enne, il 26 gennaio, aveva sparato al figlio in preda all'esasperazione all'interno della casa di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, dove viveva con la moglie e la vittima. L'anziano si trovava in stato di libertà, essendo stati revocati gli arresti domiciliari. Il GUP Alberto Rossi aveva riconosciuto all'uomo le attenuanti generiche ed è stata concessa anche l'attenuante della provocazione, intesa come reazione per accumulo a uno stato di ingiustizia sofferta, sociale e morale, causata dal figlio tossicodipendente. Parliamo ora di unioni territoriali. Su questo tema interviene a Gemona del Friuli Urbani, dicendo che, dando un chiaro no a quelle che sono le unioni territoriali, dicendo inoltre che queste impoveriscono il territorio. Siamo con il sindaco di Gemona, Paolo Urbani. La riforma degli enti locali ha portato il gemonese ad avere un numero inferiore di abitanti per formare il nuovo ente locale, se non vado errato, di 20.000 abitanti, dove invece il minimo sembrava fosse di 30. Qual è questa, ecco, la motivazione? È un vantaggio? È uno svantaggio? O ci troviamo di fronte ad una confusione? Faccio una premessa, questa è una legge molto confusionaria, peraltro portata avanti in modo maldestro dalla Regione, che è già intervenuta 5-6 volte per modificarla a seconda di quelle che sono poi le iniziative dei comuni per non aderire a questa riforma. Credo che in questo momento il Gemonese sia oltremodo svantaggiato non solo dal minor numero di abitanti, ma proprio perché su questo nuovo ente intermedio non riusciamo a fare quella programmazione che invece è necessaria a relazionarci con territori più ampi che invece sono necessari dopo l'eliminazione della provincia. In questo momento la Regione ha ritenuto di tagliare in due di fatto il Gemonese con la Valcanale. Su questa partita eravamo anche d'accordo perché i territori a 60 km poi di distanza tra Gemona e Tarvisio sono completamente diversi. Quello su cui però non siamo d'accordo è la legge, diciamo così, prevede alcuni aspetti tra i quali le decisioni, no, che deve prendere ogni sindaco nel suo territorio e poi rapportarsi con tutti gli altri sindaci che nel suo territorio non ne fanno parte. Per un esempio, diciamo così, tutti i sindaci devono decidere insieme su alcune importanti infrastrutture fanno parte dell'intero comprensorio, ecco che allora l'UTI va bene, ma quando il sindaco deve decidere sul suo singolo territorio non può andare a rapportarsi con sei sindaci che non c'entrano nulla in questo contesto. Pertanto la Regione deve fare delle maglie molto più larghe, così come richiesto a gran voce dai sindaci, deve trovare un altro tipo di soluzione che peraltro l'aveva già trovata l'amministrazione precedente che aveva fatto una riforma delle comunità montane che il 95% dei sindaci avevano allora condiviso e quindi non bisogna andare tanto
tanto lontano, non bisogna fare partire dal fatto che le parti avverse poi fanno le cose peggiori, ma bisogna partire dal fatto che qualche volta anche le parti avverse fanno le cose migliori e andare avanti. Quindi ci aspettiamo che la Regione ritorni sui suoi passi, altrimenti andremo avanti, noi siamo fra i 56 comuni ricorrenti, andremo avanti con le nostre istanze e io sono sicuro che alla fine vinceremo. Il tema dell'ecosostenibilità è un tema molto importante, soprattutto in questi anni, e su questo tema è intervenuto anche Saurli. Infatti a Udine ci ha detto che serve preservare l'agricoltura anche nell'ambito dell'ecosostenibile. Siamo con l'assessore dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, Christian Saurli. Nel suo intervento oggi all'Università degli Studi di Udine, un importante convegno chiamato i 10 magnifici vitigni resistenti ad alcune malattie. Lei ha parlato proprio della dicotomia, di questa, mettiamolo tra virgolette, frattura fra agricoltura e ricerca, la necessità poi che questo binomio deve in qualche modo camminare comunque assieme per ottenere i risultati di oggi. Sì, il tema è proprio questo, più che riconoscerla questa dicotomia abbiamo la necessità di superarla. È innegabile che l'agricoltura, per le sfide che ha di fronte, debba avere un rapporto continuo con l'attività di ricerca e innovazione. Attenzione, non solo per migliorare la produttività, ma anche per i temi della sostenibilità ambientale che sono sempre più centrali. Quindi oggi abbiamo visto un convegno importantissimo in tal senso, è frutto di un lavoro di circa 15 anni che ha messo in comune pubblico, quindi regione, università, istituto di genomica applicata e privato che ha partecipato per trovare e per proporre dal Friuli Venezia Giulia delle viti resistenti alle malattie che possono rappresentare sia in termini di sostenibilità ambientale, sia in termini di produttività, sia in termini di risparmio dell'uso di fitofarmaci una soluzione. In questi tempi di crisi finalmente c'è un dato molto importante, perché a Prata l'azienda Friuli Intaglia è un'azienda che sembra non conoscere crisi. Infatti pensate, ci sono state 350 assunzioni e un nuovo integrativo. Vediamo i dettagli nel servizio. Nuovo accordo aziendale alla Friuli Intagli di Prata. Impresa e sindacati hanno sottoscritto un'intesa che prevede nuovi investimenti in tecnologia e formazione, assunzioni e un premio di risultato in busta paga parametrato al raggiungimento di obiettivi mensili e annuali. Ma il nuovo accordo, valido fin dalla fine del 2018, firmato da CGIL, CISL e UIL e promosso nelle assemblee da oltre il 90% dei lavoratori, prevede anche alcune innovazioni riguardanti il welfare aziendale, con l'avvio di un'assistenza sanitaria integrativa e l'utilizzo del TFR in modo molto più flessibile a seconda delle esigenze dei lavoratori. L'azienda del distretto del Mobile, fondata quasi 50 anni fa da Inaco Maccan, è divenuta nell'ultimo triennio una sorta di Zanussi nel legno arredo, con oltre 1.500 dipendenti e un fatturato che ha superato i 410 milioni di euro. Ha chiuso il 2015 con 350 assunzioni a tempo indeterminato, un numero decisamente da record, vista la situazione ancora di difficoltà di buona parte dell'economia territoriale. Nel numero complessivo di assunzioni spalmate nell'ultimo biennio, un centinaio sono quelle nuove, relative proprio all'ultimo periodo, mentre 250 sono state le stabilizzazioni di contratti a tempo determinato. A Udine ai nostri microfoni ha parlato il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, il quale ci ha detto che non basta la fiducia per far ripartire il paese. Il presidente del Consiglio, alla fine del 2015, ha detto che se l'Italia avesse più fiducia avremmo per il prossimo anno un PIL in incremento dell'1,5%. Io mi domando, con queste riforme istituzionali come si fa a dare fiducia a un paese? Sì, non basta la fiducia è una cosa così che viene anche spontanea, ci vogliono cose concrete, bisogna dimostrare di riuscire a razionalizzare la spesa. Purtroppo abbiamo molte regioni che sono fuori spesa, ma non perché è colpa delle regioni, perché in certi territori di questa benedetta Repubblica Italiana c'è gente che non tiene sotto controllo la spesa, c'è molta corruzione. Ricordiamo che purtroppo abbiamo aree del territorio italiano che sono sotto la mafia, l'andrangheta e la camorra, quindi dei organismi delinquenziali che impediscono una sana amministrazione, una corretta amministrazione. E poi purtroppo abbiamo delle situazioni elefantiache, come rappresentate da certi comuni che non riescono a tenere anche lì sotto controllo la spesa,
penso al comune di Roma, penso al comune di Palermo, al comune di Catania, al comune di Napoli, dove le cose sono fuori controllo. Allora, dobbiamo ripartire da lì, riportare attraverso i costi standard quello che già regioni virtuose fanno. Mi riferisco alla regione Veneto in particolare, alla Lombardia, regioni dove è dimostrato che ad esempio nel settore della sanità, che è quello che impegna di più anche le casse dello Stato per pagare le prestazioni sanitarie, con costi più contenuti si riescono a dare addirittura prestazioni migliori rispetto ad altre parti del territorio. Allora bisogna dire a chi spreca che deve smetterla, perché ci sono degli esempi non in Germania, non in Austria, non negli Stati Uniti, ma nella nostra Italia, in particolare al nord, dove la spesa pubblica è una spesa virtuosa, dove i servizi ai cittadini vengono dati senza dover spendere l'ira di Dio. Queste sono le cose che secondo me urgentemente devono essere introdotte in Italia. Queste sono le cose importanti per, ripeto, riportare la spesa pubblica sotto controllo e abbassare subito dopo le tasse, perché i cittadini, purtroppo, i cittadini e le imprese pagano troppe tasse e questo strozza il volano economico, che potrebbe essere molto più efficiente se ci fossero meno tasse e più risorse a disposizione delle aziende. Parliamo ora di sanità e lo facciamo spostandoci alla tisana. Benigno ha detto che i comuni non sono stati assolutamente coinvolti in quello che è il piano sanitario. Allora vediamo meglio i dettagli nel servizio. Siamo con il sindaco di Latisana, Benigno. Una conferenza stampa organizzata nel suo comune per un importante argomento, l'ospedale di Latisana e il punto nascita che tanto preoccupazione ha dato agli amministratori locali e alla sua gente. Che cosa può dirci in merito? Ma ho voluto organizzare questa conferenza stampa in maniera così urgente perché sono venuto a conoscenza che la decisione da parte della giunta regionale di chiusura del punto nascita di Latisana pare essere imminente, quindi ho ritenuto opportuno far sentire la voce del territorio. In questo incontro non ero ovviamente da solo, ma c'erano molti amministratori, il sindaco di Lignano, il sindaco di Palazzolo, il sindaco di Rivignano Teori, il sindaco di Ronchis, vari colleghi hanno dato attestati di presenza molto sentita, perché siamo fortemente preoccupati di non essere coinvolti di fronte a questa decisione. Ricordo che mesi fa abbiamo fatto un incontro con il presidente Serracchiani in cui prima di arrivare ad una decisione di chiusura del punto nascita ci è stato detto che verremo risentiti e ricoinvolti anche di fronte a questo piano di emergenze che ci è stato palesato come essere un po' una sorta di panacea rispetto a questa decisione che, ribadisco, è una decisione che non rispetta il territorio, sfregia la bassa friulana, e ci troveremo di fronte all'assurdo di avere un'intera area, Veneto orientale, perché Portogruaro forse riaprirà, ma con le dovute cautele tecniche ci vorranno ancora dei mesi prima di essere operativi, e tutta la bassa friulana senza un chiaro servizio di pediatria, quindi senza un chiaro accesso di equità di fronte alle necessità dei servizi sanitari. Parliamo ora di un tema religioso. Ci siamo spostati a Morsano al Tagliamento, dove l'abate Giancarlo Stival ha detto che arriverà presto la canonizzazione del cardinale Costantini. Siamo con la maestra di canto Graziella Tommasini. Oggi a San Paolo la messa in friulano con il coro di San Paolo e al termine un concerto di vilotte in friulano. Vilotte che dipendono un po' dal canto aquileiese. Quali possono essere i motivi e chi sostiene un po' questa tesi di carattere musicale? Rispondo in friulano o in italiano? Vabbè, in italiano che stiamo meno. Diciamo che la villotta è villotta solo il canto friulano, corta, molto significativa nel testo, rappresenta il modo di vivere degli anni scorsi. Sulle villotte molti studiosi stanno ancora studiando, pare che le prime forme si siano sviluppate durante il dominio della Serenissima, e pare anche che la chiesa aquileiese abbia, con il canto gregoriano, con il canto aquileiese appunto, abbia avuto un notevole influsso sulla nascita di questi canti friulani, che solo il Friuli possiede, non si trova in altre parti.
La gente andava in chiesa, imparava la melodia e poi ci metteva le parole del vivere comune di tutti i giorni. Con Monsignor Abate di Sesto Arreghena, Giancarlo Stival, a che punto è la canonizzazione del Cardinale Costantini a Santo? Beh, il punto è, siamo ancora in partenza, anzi non si è ancora partiti, perché non è iniziato ancora il processo di beatificazione. Per iniziarlo c'è bisogno dell'autorizzazione della Santa Sede, poi bisogna fare la raccolta di documenti, eccetera, un processo diocesano, e poi mandare tutti gli atti alla congregazione delle cause dei santi a Roma per la verifica, per il controllo e per l'approvazione. E poi c'è bisogno di un miracolo, che quello non dipende dalle persone. In realtà ci sono anche delle grosse difficoltà, perché si tratta di una causa di un personaggio che è morto quasi 60 anni or sono, e quindi i testimoni sono relativamente pochi, e non si è avuto finora, fino almeno a un paio d'anni fa, nessun segno di questa santità. Non si è mai stato considerato un santo, ma certamente un grande personaggio, un buon diplomatico, un uomo che nelle missioni ha lavorato bene, e soprattutto anche un uomo che è di una certa sensibilità da un punto di vista artistico notevole. E nella diocesi di Concordia Pordenone, oltre che al cardinale Costantini, nunzio apostolico della Cina, abbiamo un altro importante personaggio in Cina, un gesuita. Sì, oltre a un personaggio in Cina, un gesuita, si tratta del venerabile Tristano di Attimis, che era un gesuita udinese da un certo punto di vista, ma figlio di mamma di Cordovado, che è stato nel 1700 strangolato proprio in odio alla fede in Cina, quindi un martire. E per quanto riguarda i martiri, il discorso di processi di beatificazione sono molto più semplici, in quanto basta la verifica della morte a causa dell'odio per la fede cristiana. Ma c'è anche un altro personaggio legato alla Cina, che è il Beato Dorico, il cui processo è ripreso alcuni anni fa in vista della canonizzazione. È beato, ma si sta lavorando per dichiarare la santità. Gentili telespettatori, vi ringrazio per averci seguito anche in questa edizione del telegiornale regionale e vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre su questa rete.